Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA Mondo Carriera Allenatori. Io sono sempre Andre e oggi siamo tornati qua con il nostro format MCA Intervista, dove andiamo a conoscere i capostipiti delle carriere di YouTube Italia. E oggi siamo qua direttamente dallo Stadio Olimpico, mentre Locatelli fa doppietta con ZV Jackson. Sì, effettivamente location un po' particolare, spero che possiate vedere bene. Ho cercato di fare un settaggio luci improvvisato, però dai, ero molto curioso di questa intervista, sono molto curioso delle domande. Andrà sicuramente benissimo. Domande come sempre. Prima diciamo iniziamo soft e poi andiamo un attimo magari un po' più nello Ok, specifico, un po' più nel personale. sono vostro. Perfetto, allora direi di iniziare subito con Vai. Lori 1999, anzi Lorio 1999, che ti chiedo: Ciao. come ti è venuta la passione di YouTube? Ah, proprio, vabbè, ci sta effettivamente Dagli dalle arbori. basi. Sì, Sì. allora parto a fare video su YouTube nel 2014 circa, grazie appunto alla passione del calcio, passione sulla quale appunto si è basata la mia vita fin da piccolino. E poi ovviamente avevo già scoperto YouTube. Era una YouTube diversa, era una YouTube con poche persone. E io mi sono avvicinato al mondo di YouTube con Tiz, che io saluto. Lui lo sa benissimo questo, gliel'ho detto mille volte, sa quanto io appunto lo rispetti. Vedendo le sue carriere ho iniziato a giocarle in una maniera diversa anche io. E ho iniziato, cioè sentite questa, a pubblicare i primi video nemmeno su YouTube, su Facebook, in una pagina che era, in una pa era una pagina Facebook con circa 2000 mi piace, che comunque nel 2014 non erano nemmeno pochi perché erano 2000 persone interessate alla carriera. E io facevo i video con una macchinetta tipo Nikon che aveva in casa mia mamma. Calcola che mettevo tipo le gambe così, adesso lo starò facendo vedere. In mezzo alle ginocchia mettevo la Nikon e io giocavo, per farti capire la professionalità di quei Proprio il tempi. setup. Sì. Esatto, quindi cioè, non solo ho rischiato la scoliosi, ma ho rischiato anche di far cadere più e più volte la Nikon e romperla. E poi niente, ho sempre visto YouTube come un mondo nuovo in cui potevi raggiungere veramente grandi traguardi, grandi obiettivi e soprattutto era un mondo online. A me è sempre piaciuto appunto già da Facebook. E allora, Assolutamente. anche questo non so se l'ho mai detto, io giocavo a Yu-Gi-Oh! Tantissimo, proprio tanto, tanto, tanto a Yu-Gi-Oh! Tipo tutti i soldi che mi regalavano. Li spendevo in carte di Yu-Gi-Oh! E a una certa, al mercatino delle pulci del mio paese, decisi di andare a vendere tipo il mio album delle carte ultra rare, Ultimate Secret Ghost, per chi segue Yu-Gi-Oh! Lo sa, di andare a venderle e feci 80 83 euro, una roba del genere, con le carte di Yu-Gi-Oh! E grazie a questi 83 euro, sai che cosa ho comprato? L'Elgato, che poi non era neanche un Elgato, era tipo una sottomarca dell'Elgato. E da lì è iniziato ZV Jackson, fino ad arrivare Sì. Z Blue Jackson. Sì. E poi sì, è nata tutta l'escalation, carriere con l'Empoli, col Valencia, col Col Palermo, Palermo, storica, ragazzi, col questa col Palermo Palermo. storica. Sono arrivate un sacco poi di domande, comunque di, diciamo, di apprezzamenti per la carriera col Palermo, anche nel nostro box Mamma mia. domande a distanza di un po' di anni, dove c'era sicuramente una community diversa. E tu mi hai parlato appunto all'inizio di community, quindi volevo un attimo soffermarmi, fare un po', diciamo, il puntiglioso e farti una domanda io per mia curiosità, Ok. di parlarmi un po' della community carriera vista da ZV Jackson, comunque da uno youtuber che si è anche spostato a fare altro, no? Qua, infatti questo qua ti stavo per dire, diciamo che la community della carriera io un po' l'ho persa perché appunto diciamo che ho spostato i miei format al calcio giocato e anche la divisione del canale apposito per la carriera, cosa che poi ho visto fare anche ad altri, da una parte ci sta perché vuol dire che comunque ho avuto una bella idea, volevo proprio, sai, non sputare nel piatto dove si mangia, te lo dico proprio così papale, non volevo accantonare tutti quei ragazzi che mi hanno spinto ad arrivare a questa parte del mio percorso, esatto. E comunque io, cioè, veramente, se mi devo mettere a giocare alla play, tuttora, per i fatti miei, quando ho tempo, quindi quasi mai, riesco a giocare solamente alla carriera. Cioè, Ultimate Team non ci gioco. La community della carriera l'ho vista poco, però ti dico, con Giuse siamo in rapporti, tutti gli altri ho visto che comunque hanno fatto un bel gruppo, sono molto affiatati e ci sta. Cioè, comunque la community della carriera deve essere così perché è una nicchia della nicchia della nicchia e quindi
quindi sai come si dice, no? L'unione fa la forza. Bravi, sono pro. Io mi ricordo ai tempi che ti eri spostato anche su Twitch in qualche periodo, probabilmente forse era in quarantena o forse no. Era prima della quarantena, era tipo a settembre, proprio a settembre, quando stavo a Roma 2 anni fa, che decisi proprio di investirci su Twitch. Esatto, perché poi mi volevo collegare subito con una domanda che ti ha fatto un ragazzo, okay. Meo 27, che quindi vuol dire che comunque ti segue, perché ha visto anche questa parentesi di Twitch. Di Twitch, sì. Ti chiede proprio, tornerai su Twitch? Infatti, mi stavo collegando in automatico, dato che mi è passata la palla al balzo, a sto punto mi spammo, creo un po' di hype. E sì, tornerò su Twitch dal prossimo FIFA, da FIFA 22, e penso che sarà un bel cambiamento per me, perché non farò solamente Twitch. Ti spiego, e vi spiego a tutti quanti, insomma. Vai. Canale ZW Jackson e canale ZW Jackson, quindi improntato al calcio e tutte cose così. E quello così. Non si tocca. Quello non si tocca. Il secondo canale però quest'anno non sono riuscito a gestirlo bene. Con lockdown, con la carriera col Salford, riuscivo a fare un video al giorno, no? Perché ero a casa e perché avevo tempo. Però siccome, cioè anche per fortuna, il primo canale sta andando molto molto bene, sai che non riesco ad avere il tempo manco di accendere l'Xbox. E magari qualcuno dirà, ma cioè non ci credo. Però ragazzi, fidatevi che non riesco perché sono sempre in giro. Anche in questo Airbnb mi sono dovuto portare l'Xbox, poi mi ero dimenticato il caricatore del PC. Quindi succede un sempre robe. E invece con Twitch, l'anno prossimo che avrò proprio la mia postazione e tutto quanto, la sera mi metto, facciamo in live su Twitch gli episodi della carriera, quindi ne registriamo il più possibile, un po' come fa Giuse, esatto, mi ricollego e lo saluto, anzi, che comunque registra gli episodi per YouTube in live su Twitch. Poi possono fare anche altro, ci saranno penso just chatting, reaction a partite, dipende. Però ecco, la sera, tipo un'oretta e mezza, due e mezza, quando riesco, l'anno prossimo sarò su Twitch e rimetterò gli highlights, comunque gli episodi veri e propri sul canale YouTube, su ZW Carriera Allenatore. Ci tengo al secondo canale tanto, anche se appunto diciamo che quest'anno l'ho messo un attimino in secondo piano. Il secondo canale non è una roba che dico, ah non so cosa fare, cioè io penso sempre al secondo canale, e quando inizio una carriera e poi non riesco a portarla a termine io ci sto male un po', cioè sai cosa, che quando devo rifare il video dopo che magari è passata una settimana e mezza dall'ultimo episodio di carriera, io provo una vergogna nei confronti dei ragazzi che per l'ennesima volta hanno detto, dai, sta carriera la seguo e non la porto a termine, sta carriera la seguo e non la porto a termine. Per fortuna, ripeto, succede sempre un qualcosa che non me la fa continuare bene. Dovrei proprio mettermi appunto su Twitch, in 3 ore registrare 5-6 episodi e poi caricarli giornalmente. E soprattutto magari mi collego alla domanda che ti ha fatto Rizzi Ruggero, che ti chiede proprio, carriera online sì o no e perché? Beh, comunque su Twitch, insomma, potrebbe essere una cosa in più, no? Cosa ne dici? Potrebbe essere sicuramente una cosa in più. E mi ricollego anche al fatto di prima della community della carriera, che noi ragazzi della carriera comunque ci conosciamo bene o male tutti. Ci possono essere state magari delle interferenze, ecco le chiamo così, ma penso che in qualsiasi rapporto lavorativo ci possano essere interferenze. Però se dovesse veramente uscire la carriera allenatore online in Italia, sono sicuro che la community italiana reagirebbe mettendo i remi tutti dalla stessa parte. Cioè penso che il gruppo di creators italiani della carriera, se dovesse veramente uscire la carriera online, potrebbero rimanere tutti dalla stessa parte, sono sicuro. Condivido assolutamente in pieno. E direi che diciamo per la carriera abbiamo parlato abbastanza, abbiamo parlato un po' degli arbori, dei tuoi progetti futuri. E io vorrei parlare sempre dei tuoi progetti futuri, però scusami se provo un po' a uscire dal tema carriera un po' su ZW Jackson, no? Perché tanti sono curiosi di sapere cosa è ZW Jackson. E quindi io in primis, prima di farti qualche domanda ai ragazzi, ti vorrei chiedere quali progetti ha ZW Jackson per il futuro in generale. Quindi in generale? Sì, ZW Jackson. Allora, beh, di Twitch abbiamo già parlato, ne avrei voluto parlare io, però mi avete fornito l'assist, quindi grandi. Ah, e il camp, cioè non so quando uscirà questo video, ma sui miei social è uscito ZW Football Camp. Faccio proprio il momento pubblicitario, posso? Vai, tutto tuo. Allora, ZW Football Camp è il primo camp social creato appunto dall'online per la vita reale. Cosa intendo? Che comunque noi creators che siamo nati sul web vediamo i numeri, vi vediamo, vi leggiamo, ma non abbiamo mai potuto appunto creare un rapporto dal vivo. Vi do un po' di info, poi vabbè c'è il sito zwfootballcamp.it e tutto per tutte le informazioni più specifiche. Assolutamente sarà tutto
tutto in descrizione. Grande. Insieme al tuo canale Instagram, anche Twitch, perché comunque vorrai ricominciare, quindi mettiamo grazie, tutto in descrizione. Grande. Assolutamente. Appunto, in questo camp ci sono 4 tappe, 50 posti per ogni tappa, quindi super limitato. Cassinanuova, in provincia di Milano, Verona, Bologna e Genova. Sul sito trovate tutte le date, tutte le info. Dalle 8 alle 18, quindi un sacco di ore, insieme a me, insieme a Sergei, insieme ai videomaker, registreremo video per i canali, per Instagram, per TikTok, tutti insieme ai ragazzi. Questo per me è veramente un progetto su cui punto tantissimo, e anzi, magari qualcuno che è iscritto solamente a ZV Carriera Allenatore guarda questo video, e questo è un progetto a cui ci lavoriamo da questo inverno veramente grosso, a cui stiamo dando l'anima, non solo io ma tutto il mio team, quindi... Beh, poi è una bellissima anche opportunità, no? Per conoscere te, per conoscere tutti gli ospiti, insomma. Sì, sì, un'occasione da non perdere. Una settimana a camp, e in quella settimana dalle 8 alle 18 stiamo insieme, nel senso facciamo challenge, facciamo video, mangiamo insieme, ci sono anche degli ospiti, raccontiamo carriere, facciamo di tutto. È una bella occasione proprio per stare insieme e per dare alle persone che magari ci seguono proprio una settimana da ricordare, e in primis a noi realizzare un sogno gigantesco, perché noi appunto siamo partiti dal web e una cosa così non l'abbiamo mai fatta, quindi siamo proprio gasatissimi, e penso che si possa vedere. Si può vedere e si può sentire, soprattutto perché io in questo momento ti sto sentendo e sento proprio che sei orgoglioso, sì, di questa cosa, sì, e sì, non sì, vedi l'ora di iniziare, no? Ti sento proprio magari agitato, non so. Beh, chiaro, magari... sì. Beh, ci credo assolutamente. E io volevo farti, diciamo, l'ultima domanda, un po', ad esempio, un po' filosofica, no? Perché comunque conosciamo appunto adesso tutti lo ZV Jackson, youtuber, influencer, eccetera, ma mi collego alla domanda di Framoz, che ti chiede: okay, cosa avresti voluto fare come mestiere ZV nella vita? È una bella domanda, eh? Beh, allora, io, a parte, vabbè, le solite robe da piccolo, il calciatore, queste cose così, penso che avrei fatto qualcosa nell'ambito marketing e comunicazione, ma non è detto, perché queste passioni appunto mi stanno venendo adesso, e c'entra anche YouTube di sicuro. Sai che ti dico? Qualcosa nell'ambito alimentare, cioè magari tipo una paninoteca, sì. Comunque sempre sì, imprenditoriale, sì, diciamo. Beh, non è detto perché non è, cioè, non si può sapere veramente. Non ne ho idea. Cioè, magari avrei iniziato tipo come cameriere, aiuto cuoco. Però sì, mi sarebbe piaciuto fare qualcosa nell'ambito alimentare. Poi ovviamente il mio sogno nel cassetto, che è, questo dura tuttora, è andare a vendere il chili col proprio furgoncino a mo' di film americani. Ci sta, questo è veramente una bellissima, anche un bellissimo scenario da immaginare. Sì, mamma mia, quei capelli blu poi. Uno ZV con i capelli blu e un camioncino rosso che vende chili. Che vende il chili, mamma mia. Bene, Anto, allora, abbiamo fatto un po' di domande e abbiamo visto un po' ZV, direi, a 360 gradi. Dagli inizi fino a un possibile scenario diverso da YouTube, quindi diciamo... Esatto. Abbiamo visto tutto di ZW Jackson, quindi sono veramente contento di questa intervista, spero che ti sia piaciuta. No, sì, mi sono divertito un sacco. Ci credo. Allora, ti lascio andare a dormire se riuscirai, per recuperare un po' di forze, se riuscirai, diciamo, a rilassarti un po'. Quindi vogliamo ricordare un po' tutti i tuoi canali social, così da poi trovare tutti in descrizione, poi se vuoi fare un saluto e chiudiamo. Chiaro. Allora, innanzitutto ringrazio MCA e non ho parlato di voi in questa intervista, ma lo faccio adesso. Quello che dicevo prima della community italiana, io adesso, non perché mi state intervistando, ma c'entrate tanto voi in questa community italiana. Cioè, voi siete un punto di riferimento forte per la carriera, grazie, se non per qualcosa, ma siete veramente un punto di riferimento e vi state creando un bel pubblico. Io ogni tanto do qualche sbirciatina anche su YouTube. Siete bravi, dai. Lo fate da pochissimo, cioè, da quant'è che siete online? Un anno a maggio che ha fatto. Cioè, un anno, veramente vi siete presi tutta la nicchia carriera, quindi siete stati forti. Ti ringrazio, poi ricevere questi complimenti da uno come te fa veramente assolutamente un sacco piacere. No, ma ti ripeto, sono sincerissimo. Ricorda pure i tuoi canali social. Ok, vabbè, ZW Jackson su YouTube, ZW.Jackson su Instagram, ZW Jackson su TikTok, ma non so se sia il target. Mettiamo anche quello, il vostro. Poi il camp, per chi volesse o per chi fosse banalmente anche interessato, zvfootballcamp.it.
Quindi trovate chiaramente That's tutto it. Anche il link, esatto, trovate anche il link in descrizione. Quindi ragazzi, direi che questa intervista può finire qua. Ringraziamo ancora una volta Detto Jackson. Grazie a voi ragazzi e ci sentiamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.